Buonasera a tutti, ragazzi e ragazze. Oggi, sempre più forza Inter, ragazzi. Perché? Perché stasera l'Inter ha battuto il Getafe per 2-0. Ma andiamo con ordine. Perché? Perché il Getafe, lo sapevamo, era una squadra ostica, una squadra che faceva giocare male gli avversari in Liga, ha fatto giocare male il Real Madrid e il Barcellona, ha fatto soffrire tutti. Poi vabbè, si è suicidato lui e quindi non giocherà in Europa la prossima stagione. Però erano bravi a difendere, bravi ad attaccare, bravi a fare densità a centrocampo. E questo lo abbiamo pagato fin da subito. Fin da subito, perché il Getafe ha dato vicino al gol dopo un minuto. Con il colpo di testa di Maximovic sul cross di Niom e Handanovic fa il miracolo. Poi c'è ancora un'opportunità per il Getafe verso il quindicesimo, solo che Xteita mastica il pallone e lo manda fuori. La prima azione dell'Inter, la prima azione nostra, dopo 20 minuti di buio, arriva grazie a Lautaro Martinez, che recupera palla, se ne va, prova questo diagonale e Soria, il portiere, la para. E non capisco perché io sia ok, e la para. Poi altra azione molto più bella verso il trentesimo, venticinquesimo, trentesimo. Perché? Perché Barella pesca, Brozovic pesca Lukaku che viene incontro, Lukaku la dà Barella, Barella la dà Lautaro dai 25 metri, tira, però Soria è pronto, però è il preludio al gol, è il preludio al gol che, mamma mia, arriva al 42, al 30, non mi ricordo i minuti, però arriva sull'asse mancino, ragazzi, sull'asse mancino. Perché? Perché Alessandro Bastoni, mamma mia Bastoni, mamma mia Bastoni, col suo mancino, fa un lancio morbido per Romelu Lukaku, che di fisico sbatte via Xteita e gliela fa passare sotto le gambe e Soria non può nulla, la incrocia sul palo lontano, 1-0, e così finisce il primo tempo. Ma il secondo tempo il Getafe lo inizia come lo aveva iniziato nel primo: preme in avanti, l'Inter si schiaccia, noi ci schiacciamo indietro. E poi, ragazzi, verso il 72 arriva il turning point della partita, perché Godin becca di mano un cross proveniente dalla destra. Prima, è vero, prima del turning point, Handanovic fa un altro miracolo su Mata. O su Mata o su Angel, non mi ricordo. Ne sa su Angel. Colpo di testa e Handanovic vola. Poi arriviamo al rigore. Handanovic cosa fa? Resta fermo, centrale. Non si muove prima che Molina prenda la rincorsa. Molina rimane. Dove la tiro? Dove la tiro? Ha dovuto angolarla troppo. La palla è uscita fuori.
Mandano e ci aveva intuito il pallone. Domani nei pagelle, ragazzi. Domani nei pagelle ne parliamo con più calma. Però il turning point è questo. Perché poi, con gli innesti di Sanchez, con gli innesti di Biraghi, ma soprattutto con l'innesto di Eriksen al 79, finalmente Conte lo mette prima. Lo mette prima. E ragazzi, tu... Ah, vabbè. Ora non sto a dire che D'Ambrosio stava facendo l'Eurogol all'inizio del secondo tempo, ma è proprio D'Ambrosio a mettere questo pallone dentro. E Gené sbaglia. Gené la fa rimanere lì. E il pianista della regina la mette dentro. La mette dentro 2-0. E ora, domani, ci vediamo con più calma. Rangers di Glasgow, Bayer Leverkusen. All'andata hanno vinto i tedeschi in Scozia 1-3. Quindi domani, sta caldo sul divano, vediamo sta partita come finisce. Intanto domani c'è anche la Roma contro il Siviglia a Duisburg. La vincente di Roma-Siviglia incontrerà proprio il Manchester United, che oggi ha vinto 2-1 contro il LASK, ma l'andata aveva già vinto 2-5-0. Quindi ragazzi, noi abbiamo vinto, abbiamo... Sì, domani nei pagelle ne parliamo con più calma, ma Handanovic ha fatto il suo. I tre là dietro hanno fatto il loro. Gagliardini a centrocampo ha fatto il suo, perché sì, era un po' difficile contrastare il centrocampo a 5 del Getafe, porca vacca, perché noi comunque eravamo a 5, ma gli esterni venivano saltati regolarmente, non lo so. Però D'Ambrosio e Young alla fine hanno giocato bene. E poi quei due là davanti. Quei due là davanti, la Madonna. Hanno giocato da Dio. Almeno Lautaro il primo tempo l'ha giocato da Dio. Poi, con le difficoltà nel secondo tempo, non ha trovato più spazi. L'Inter non ha più attaccato, probabilmente. Eppure per quello. Ma Lautaro sta tornando, il Lautaro. E va Lukaku. Lukaku prende botte a destra, manca. Si rialza. Fa sponde. Fa il gol. E che gli vuoi di a Lukaku? Che gli vuoi di? Questa Europa League è molto importante per l'Inter. E tocca onorarla fino alla fine. Ora siamo ai quarti. Vediamo contro chi saremo. È gara secca, la Final Eight è in Germania e noi, come sempre. Siamo l'Inter e quindi testa alla prossima e pedalare. Sempre forza Inter. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Attivando anche la campanella, domani mattina pagelle di Inter Getafe al Gelsenkirchen. Abbiamo vinto al Gelsenkirchen. Ti viene in mente Gelsenkirchen? Ti viene in mente quel quarto di finale contro lo Schalke? E c'erano i presupposti per perderla questa partita, però noi siamo stati più forti del Getafe. Anche sul piano delle occasioni, anche sul piano proprio emotivo, psicologico della partita, perché se oggi Handanovic non faceva quella parata, la partita si metteva in discesa. Si metteva in salita, scusate. E si metteva in discesa per gli spagnoli. Ragazzi, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani mattina con le pagelle, che saranno da Dio, saranno da Dio. Forza Inter sempre. Bella raga.